quest'anno, però poi vengono sempre fuori. Sì. Poi non sembrano, ma da anni con la stessa dirigenza, stessa una prova. Sì, eccoci, benvenuti. Grazie. Donne basket. Non sono un po' avanti rispetto al solito? Fermo qui o vado indietro? Va bene così? Va bene. Sì, One, two, three, let's go. Them can't tell me, tell me, tell me, can't flow. Them can't tell me, tell me, tell me, can't flow. Them can't tell me, tell me, tell me, can't flow. Them can't tell me, tell me, tell me, can't flow. I wouldn't change you if I could. I wouldn't change you if I could. Come on. You can't understand, we be Waikiki, sipping DP to the TV, look greedy. Little kids see me way out in DC with a Z3 Chrome BBs. They wanna be me. Niggas talking shit, they ought to quit. Unfortunate, they don't see a fourth what I get. And those be the same ones walking while I whip. Just started seeing cars cause they auction it. So while you daydream, mama say they gleam. And I deal with hoes that pose in Maybelline. One time you had it all. I ain't mad at y'all, now give me the catalog. I show y'all daddy ball. That's right. Six cars and power to fire big stars. Sit up CEO style, smoking on cigars, nigga. It's like y'all be talking funny. I don't understand language of people with short money. Come on now. Le emozioni della gara che abbiamo seguito su Sport Italia domenica fra Treviglio e Agrigento per introdurre questo appuntamento con LNP Basket Magazine. Buon pomeriggio, ben ritrovati in una settimana importante che ci porta a un match molto atteso, quello fra Roseto e Udine, che seguiremo domenica su Sport Italia, prima di concentrarci la settimana successiva sulla Supercoppa, perché saremo a Porto San Giorgio per raccontarvi la prima semifinale e la finalissima della Kermesse, che vedrà impegnate le 8 migliori squadre della Serie 2 al Dual West. Quest'oggi presenteremo in parte anche la Coppa Italia, oltre alla sfida fra Roseto e Udine. Per tutto questo, al mio fianco l'ex coach della Bondi Ferrara, Andrea Bonaccina. Buon pomeriggio. Matteo, buongiorno a tutti. E allora cominciamo subito entrando nel vivo e andando a rivedere quanto è successo lo scorso weekend, perché si giocava la 22esima giornata della Serie 2 al Dual West. Nel prossimo servizio riepiloghiamo tutto quanto è successo. Let's get it started. Let's get it started in here.
In Serie A 2 Old Wild West, la situazione in cima alla classifica del girone Ovest torna ad essere molto equilibrata in virtù della vittoria di Capo d'Orlando a Roma contro la Virtus. Ora la squadra di Buchi ha soli 2 punti di vantaggio su Rieti e la zona playoff vede 8 squadre racchiuse in soli 6 punti. Pesa la vittoria di Tortona nel derby contro Casale, così come continua a stupire Treviglio, che rifila 94 punti ad Agrigento al Palafacchetti e si lancia nella parte altissima della graduatoria, guidata dal solito Pecchia. Non si arresta ad est la marcia della Fortitudo, mentre Treviso e Montegranaro tengono il passo della capolista, con gli uomini di Pancotto che non hanno ancora intenzione di fermarsi, con la Final 8 alle porte e tanta voglia di lottare fino all'ultima giornata di regular season. Udine conquista una larga vittoria sul campo di Cento e si prepara al match di mezzogiorno domenica in casa di Roseto. Seppur partite con ambizioni decisamente diverse, le due squadre protagoniste di fronte alle telecamere di Sport Italia potrebbero dar vita ad un match decisamente equilibrato per consolidare la loro posizione in zona playoff e non ridimensionare le ambizioni. Appuntamento alle ore 12 per la palla 2 tra Roseto e Udine, in diretta e in esclusiva ovviamente su Sport Italia. Cominciamo la nostra analisi dal girone est, vedendo in grafica i risultati del 22esimo turno, 11ª vittoria consecutiva per Montegranaro, che si conferma la squadra più calda del momento e rimane all'inseguimento di Bologna, che vince e che giocherà questa sera il recupero della gara contro Mantova. Torna la vittoria a Treviso, Udine vince in trasferta con Cento mandando 6 giocatori in doppia cifra, vittorie esterne anche per Forlì e per Verona, mentre Ravenna vince il derby con Imola e Ferrara ottiene 2 punti contro Iesi. Vediamo anche la classifica, una classifica che vede appunto Bologna ancora in vetta con 38 punti, ma una gara da recuperare, 2 punti in più rispetto a Montegranaro, 32 per Treviso, 28 per Udine, 26 per Forlì e per Verona, e poi via via tutte le altre. Una classifica, Andrea, ancora sicuramente molto interessante. Si è creato questo testa a testa in vetta fra Bologna e Montegranaro, con Bologna che continua a vincere, ma l'XLX Light non molla e ha ottenuto 11ª vittoria consecutiva lo scorso weekend. Montegranaro in grande fiducia, avrà 3 settimane di fuoco con la partita in casa della Fortitudo, la Coppa e poi la trasferta in quel di Treviso, e qui si deciderà tanto dei piani alti della classifica, delle posizioni dalla prima alla terza. Le prime 6 poi sono lanciate, con Udine in grande momento di fiducia con l'arrivo di coach Martellossi e Forlì e Verona che si sono riprese dopo un momento non facile. Poi tanto equilibrio dietro, in zona tra virgolette salvezza, Ferrara si è rilanciata con 3 vittorie consecutive, complice l'inserimento e la continuità raggiunta dai nuovi arrivati, e insomma ci sarà grande lotta anche lì fra Ferrara, Iesi e Baccheri e Assigeco Piacenza per insomma evitare un posto play-out. L'hai anticipato tu, con Martellossi in panchina Udine ha ottenuto 4 vittorie consecutive dopo la sconfitta la prima con il nuovo coach. Affronterà su Sport Italia domenica alle 12 una Roseto che veniva da 4 vittorie consecutive prima della sconfitta contro Montegranaro dello scorso weekend. Vediamo come le due protagoniste si avvicinano a questo match, lo facciamo presentando la partita con le parole dei due protagonisti, due veterani, Simone Pieri e dall'altra parte Mauro Pinton. Allora, sarà una gara molto difficile perché sappiamo che Udine è una squadra costruita per l'alta classifica, poi adesso ha cambiato l'allenatore, ha battuto in casa la Fortitudo, è andata a vincere Ravenna, ha vinto di nuovo contro Piacenza, quindi è in un bel momento, sarà una squadra con giocatori forti, già esperti per questo campionato, quindi sarà una gara durissima. Beh, sicuramente i due americani sono di alto livello, poi hanno Cortese che secondo me è uno dei migliori italiani del campionato, quindi è una squadra con precisi punti di riferimento, sappiamo che dobbiamo limitare questi giocatori. Beh, un bellissimo momento, a differenza dell'inizio del campionato stanno arrivando anche i risultati. Quindi noi continueremo a fare il nostro gioco con un alto livello fisico, atletico, e ci giocheremo a testa alta questa partita difficile. La squadra buzzese è una squadra in gran forma ultimamente, che sta dando filo da torcere a tutte le squadre. È una squadra molto difficile da affrontare ovviamente in casa, perché è un pubblico molto caloroso che ti fa sentire che stai giocando in trasferta. È una squadra un po' atipica, comunque ha un playmaker molto alto, ha molta fisicità e molto atletismo in tutti i suoi giocatori, e infatti fanno tutte le partite con punteggi molto alti, e sono una squadra veramente difficile da imbrigliare. Ecco, noi siamo usciti all'andata con molta tattica e lì da loro sarà sicuramente una partita molto... Ma sicuramente lui è quello con più punti nelle mani, come ha dimostrato qualche partita fa facendo, se non mi ricordo, diceva 40-50 punti con alti percentuali. Qui da noi non aveva fatto bene, per cui sarà stimolato a far bene. Come ho detto, hanno molto atletismo in tutti i giocatori, per cui sarà una partita ostica.
Sono due squadre partite con ambizioni diverse, perché Udine è partita per puntare alla promozione e Roseto soprattutto, Andrea, per sviluppare i giovani, vista la collaborazione con la Stella Azzurra. Tu le hai affrontate entrambe, Roseto però ha fatto anche forse meglio rispetto alle aspettative. Che partita ti aspetti domenica, Roseto? Mi aspetto grande equilibrio, Roseto è un fattore campo importante, una grande fiducia per atletismo e fisicità, vale i primi 4-5 posti, però Udine mi sembra che abbia acquisito una quadra e una solidità tali da poter andare a vincere a Roseto e insomma lottare per quel quarto posto che è diventato l'obiettivo per una griglia playoff vantaggiosa per gli uomini di coach Martellossi. Ci regalerà sicuramente spettacolo domenica il match fra Roseto e Udine. C'è stato tanto spettacolo anche lo scorso weekend nelle gare giocate nel girone est. Nella prossima clip vediamo quali sono state le 10 migliori azioni e allora spazio come sempre a un po' di spettacolo con la top 10 del girone est, la serie 2 World West. Gasparin liberato, si prende la tripla stoppata da Cortese che poi corre già dall'altra parte del campo, va a schiacciare. Intanto anticipo sulla linea di passaggio per Bucarelli in contropiede, inchioda la schiacciata il capitano. 88 Udine, 55 100. Moreno piccherò col Chiumenti che va a schiacciare. Achele, palla per Mastellari, anche lui prova le penetrazioni ma perde la mania del pallone e allora va a schiacciare Nicoli. Selli che va dentro, sfrutta il fisico, va da lume, 8 secondi per tirare, ma ricapisce, recupera, va dall'altra parte e va, credo, a schiacciare. Si è catturato Amoroso che va in coast to coast, palla per Matteo Allegri subito alle loop, per Simons, questo è uno schema ormai collaudatissimo. Solo adesso, ora vado a Marchetta, 5 secondi, taglio, flash, Davide Alviti! Montano, attacca Cardillo, Rubini, bella circolazione di palla, extra pass per Smith, 3 punti. Colbert ha avuto pazienza, ha fatto mettere bene con i piedi e poi inchioda anche la stoppata su Nicoli. Attenzione qua, Weidman al minuto per Anthony Morse. L'alley-oop della coppia Wedemann-Morse, la giocata migliore della settimana nel girone est. Noi voltiamo pagina e parliamo di Coppa Italia, perché l'abbiamo detto, la prossima settimana si va in campo a partire da venerdì a Porto San Giorgio e Porto Sant'Elpidio con i quarti di finale della Final 8 di Coppa Italia di Serie 2, ma anche di Serie B. Coppa Italia che è stata presentata lunedì a Roma. Nella prossima clip vediamo le fasi migliori della presentazione. Facciamo la Coppa Italia, quest'anno di nuovo nelle Marche, grazie alla proposta di Montaganaro. Volevo ringraziare la Lega perché siamo orgogliosi e siamo molto contenti di organizzare un evento di tale importanza. Ringrazio tutto lo staff della Lega Nazionale Pallacanestro, perché per me è veramente un onore essere qui oggi e essere la madrina di questa importantissima competizione per questi due magnifici, la vittoria di questi due magnifici trofei. Mi auguro veramente, il mio sogno è che si torni a parlare di basket come 30 anni fa, questo non soltanto sui giornali.
Appuntamento sabato 2 marzo alle 18 con la prima semifinale di Coppa Italia di sera Dual West su Sport Italia. Una competizione, Andrea, la Coppa Italia molto particolare, l'abbiamo appena visto con la Coppa Italia della massima serie. C'è questo fascino delle gare a eliminazione diretta che possono sempre dare risultati inaspettati alla vigilia. Quanto è difficile fare bene in Coppa Italia quando si gioca tutto in 40 minuti e chi va in finale gioca 3 gare in 3 giorni? A un torneo a sé stante dove i valori si azzerano e la pressione è tutta su chi è ai favori del pronostico, quindi la fortitudo sicuramente. Sarà un bel banco di prova per il nuovo assetto di Treviso che ha inserito Severini e Logan e ha veramente accelerato per la corsa promozione. Dall'altra parte la Virtus Roma, tutte le squadre che arrivano di rincorsa ma con grandi motivazioni e libere di testa, quindi 0-0 para al centro ed è questa la bellezza di questo torneo. Partite sicuramente tutte equilibrate, ma vedo la fortitudo con una marcia mentale, un assetto consolidato che la possono rendere la favorita numero uno. Ecco, parliamo spesso di Bologna come quest'anno una squadra costruita davvero puntando sui veterani, su giocatori che hanno un certo tipo di mentalità. Forse quello può essere il fattore chiave che dà quel qualcosa in più e rende la fortitudo favorita, pur quanto sia difficile in una competizione di questo tipo individuare una favorita. Ah, esatto, conta tantissimo avere nel roster giocatori che sanno cosa vuol dire giocare queste partite, soprattutto sanno il peso e la lunghezza della competizione e gestire soprattutto l'energia mentale nei 3 giorni. Rosselli, Esbrook, ma soprattutto Lunen, Mancinelli, insomma tutta quella leadership e quella caratura mentale che fa della fortitudo veramente una corazzata a questo livello. Torniamo alla 22esima giornata e passiamo al girone ovest. Anche qui vediamo in grafica quanto è successo, compreso il posticipo di ieri sera con la sconfitta sorpresa della capolista Virtus Roma battuta dalla Benfab Capo d'Orlando, il che significa che rimane di soli 2 punti lo svantaggio di Roma nei confronti di Rieti. Rieti anch'essa sconfitta lo scorso weekend sul campo di Latina. Dopo 7 vittorie consecutive si riscatta Bergamo che vince contro Biella. Treviglio l'abbiamo vista su Sport Italia battere agevolmente Agrigento. Trapani e Scafati salgono con Scafati che spugna il campo di una on sharing Siena molto rimaneggiata. E poi la vittoria di Tortona importante nel derby contro Casale che abbiamo citato anche nel nostro servizio di apertura. Vediamo la classifica, rimane appunto le 2 sole lunghezze, lo scarto fra Virtus Roma e Rieti dopo le sconfitte di entrambe le prime 2 della classe, che permette a Capod'Orlando ma anche a Bergamo di avvicinarsi. Infatti adesso è di 4 punti lo svantaggio della Benfap e di Bergamo Basket sulla Virtus Roma, mentre per quanto riguarda la coda Cassino rimane a quota 4, Legnano è a 8 punti come penultima. Anche questo, coach, rimane un girone molto equilibrato con sconfitte inattese da parte di Virtus Roma e di Rieti che rendono ancora più corta la classifica nella parte alta. Equilibrio pazzesco nelle prime 8-10 posizioni. Roma ha qualità e quantità tali da poter rimanere lassù, però Bergamo e Capod'Orlando hanno un entusiasmo e una fame di vittorie incredibili, senza sottovalutare il campionato pazzesco che sta facendo Rieti. Faccio i miei complimenti a un amico come coach Rossi. E poi tutte le squadre con grande blasone, Biella, Scafati, Casale, la stessa Latina, insomma grande lotta nel girone ovest e in fondo vittorie pesanti per l'Eurobasket Roma che passa a Legnano e Tortona nel derby con Casale. Cassino e Legnano sembrano condannate alla lotta per l'ultimo posto, ma se la giocano sempre, quindi nessuna partita scontata anche nel girone ovest è la bellezza di questo campionato. Nessuna partita scontata, tante emozioni, tanto spettacolo. Vediamo la top 10 del girone ovest per la 22esima giornata. Messo in campo dai padroni di casa che ora devono tenere in difesa. Attacca Trapani con il pick and roll. A segno. Evangelisti. Fino in fondo lo scarico, perché non, che schiaccia il 24esimo punto. Va a sbattere sulla difesa di Thomas e ammannato che schiaccia. Ranuzzi addirittura ha triplicato, gran palla per Del Debbio. Diciamo col piccolo la spalla tecnica di questa partita, abbiamo visto subito uno di quelli che potrebbero essere i temi tattici determinanti di questa partita. Davanti alla difesa della Remer Traviglio, Carotti contro Evangelisti che lo sovrasta fisicamente, gioca 2 con Borra che riesce da
andare al volo. Il canestro del più 19 da fare la sua parte, attaccare il ferro, stoppare. Che può correre Alias Fur Tusins and the Hammer, schiaccia il 7-2. Dalle migliori giocate al miglior giocatore scopriamo nella prossima clip chi è stato l'MVP della 22esima giornata della Serie A 2 Wild West. Mais, un altro tiro dalla lunga distanza mandato a segno da due punti. Matrone per bloccare il riblocco di Matrone dalla media. Mais ha le mani incandescenti con Robatti che salva il pallone, lo porge nuovamente all'indirizzo di Mais. Altro long two, altro canestro. Mais segna ancora. Mais si prende ancora la tripla, realizza Mais, primo tempo celestiale. MVP settimanale con i suoi 37 punti, 5 su 8 da 3 nella sconfitta con Verona, la Marshall Corbett di Montegranaro, 23 punti, 7 assist nella vittoria su Roseto, Andrea Pecchia di Treviglio, 22 punti, 6 rimbalzi, 4 assist nella vittoria su Agrigento, Leonardo Totè di Esi, 26 punti, 11 rimbalzi nella sconfitta con Ferrara, Davide Bruttini di Capodorlando, 12 punti, 14 rimbalzi nella vittoria sulla Virtus Roma. Per questo per quanto riguarda il quintetto migliore del 22esimo turno. Vediamo in grafica anche il prossimo turno, cominciando dalla Girone Est, e qui coach, oltre alla gara che seguiremo su Sport Italia, ovvero quella fra Roseto-Udine, come dicevi prima, spicca la sfida fra Bologna e Montegranaro, una partita che ci dirà forse davvero quanto l'XL Extra Light può contendere al lavoro più la promozione diretta fino alla fine del campionato. Primo match point vero della stagione per la Fortitudo, che vincendo si porterebbe a più 4 lo scontro, e non dimentichiamo la partita anche da recuperare, quindi possibile più 6. Insomma, veramente esame di maturità se ce n'è uno per Montegranaro, che però dopo 11 vittorie consecutive si presenta nel miglior momento possibile al Paladozza. Partita di cartello e partita bellissima. Girone Ovest, vediamo anche in questo caso il prossimo turno. La Virtus Roma capolista dovrà riscattarsi dopo la sconfitta con Capodorlando in trasferta sul campo di Trapani, mentre per quanto riguarda le inseguitrici abbiamo Rieti che gioca una gara sulla carta piuttosto agevole in casa contro Lignano, ma poi l'abbiamo detto, qui la classifica è veramente molto molto corta e spicca fra le altre la sfida fra Capodorlando e la Novi Più, Casale Monferrato. Noi siamo in chiusura di questo appuntamento con NMP Basket Magazine, non mi resta che ringraziare e salutare coach Andrea Bonaccina. Buon basket a tutti e ciao. E appuntamento su Sport Italia domenica, da non perdere alle 12, perché saremo a Roseto per il match fra Roseto e Udine domenica.